Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: che fine hanno fatto Giulia Stabile e San Giovanni? La ballerina e il cantante sono scappati all'estero. Come mai? Ecco la verità. Giulia Stabile e San Giovanni. La coppia che si è formata nella penultima edizione di Amici di Maria De Filippi è già scoppiata? I due giovani hanno lasciato l'Italia e sono scappati all'estero. Cosa sta succedendo tra i due? Scopriamolo. Giulia e San Giovanni ai ferri corti. Giulia Stabile e San Giovanni si sono conosciuti tra i banchi di una scuola un po' particolare, quella di Amici di Maria De Filippi. Lei ballerina di immenso talento, lui cantante dalla bravura straordinaria, nonostante la loro giovane età sono stati in grado di conquistare il cuore dei telespettatori. Dopo la fine dell'esperienza mariana, Giulia e San Giovanni non si sono fermati un momento. La ballerina è entrata nel team di professionisti di Amici e come ospite fissa Tu sì che vales insieme a Belen Rodriguez, oltre che conduttrice di divertenti interviste sul canale Witty TV. Giulia Stabile. San Giovanni invece ha sfondato nel mondo della musica. Il suo pezzo Malibu ha rallegrato l'estate degli italiani piazzandosi ai primi posti tra i singoli più venduti. Insomma, la vita professionale dei due giovani prosegue a gonfie vele, ma quella privata? Come procedono le cose tra i due? Intanto la ballerina e il cantante sono volati all'estero. La coppia scappa all'estero, ecco perché Giulia e San Giovanni hanno lasciato l'Italia e sono volati all'estero. Area di crisi tra i due? Hanno problemi da risolvere? I fan sono preoccupati. Potete però stare tranquilli. La ballerina e il cantante continuano a stare insieme e sono più felici e innamorati che mai. La coppia che è nata nella famosa accademia di Canale 5 si trova attualmente in Spagna, per una breve vacanza. Giulia Stabile è, per parte materna, di origine catalana. La sua adorata nonna vive nella penisola iberica e la ballerina, che non la vede da prima del Covid, ha deciso di farle una meravigliosa sorpresa, ricongiungendosi con lei e cogliendo al volo l'occasione per presentargli anche il fidanzato. Giulia e San Giovanni. I due si tratterranno dunque per qualche giorno a Barcellona prima di fare rientro in Italia per dedicarsi a importanti progetti professionali. La ballerina deve ritornare ad Amici come professionista mentre il cantante deve prepararsi per un'altra importante sfida, Sanremo 2022. Ebbene sì, San Giovanni è tra i big che prenderà parte al Festival della Canzone Italiana. Il brano che presenterà si intitola Farfalle e i fan non hanno dubbi, sarà un altro grande successo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.